Risotto alla zucca e funghi. Tutti amano la zucca, soprattutto quella di stagione. Il risotto alla zucca è un primo piatto autunnale che si presta a numerose varianti, con speck, con funghi o anche con il gorgonzola. Questa ricetta è la versione con i funghi, un piatto semplice da preparare, rustico ma allo stesso tempo gustoso e saporito. Il risotto alla zucca e funghi è il piatto ideale per una cena tra amici in una fredda serata di febbraio. Ingredienti: 300 g di riso carnaroli, 400 g di zucca già pulita, 200 g di funghi porcini, un cipolla bianca, un costa di sedano, un mezzo bicchiere di vino bianco secco, un litro di brodo vegetale, olio extravergine d'oliva QB, sale QB, parmigiano reggiano QB, basilico QB. Preparare il risotto alla zucca e funghi. Tagliare a cubetti la zucca, sbucciare la cipolla e tritarla finemente, tritare finemente anche il sedano, pulire bene i funghi con un panno umido e tagliarli a fettine. In una casseruola scaldare un po' di olio extravergine d'oliva e fare imbiondire la cipolla e il sedano. Aggiungere la zucca e i funghi, mescolare bene e fare saltare per qualche minuto. Unire il riso, farlo tostare per qualche minuto a fuoco vivace, sfumare con il vino bianco secco e farlo evaporare. Aggiungere un mestolo di brodo, mescolare con un cucchiaio di legno e abbassare la fiamma. Cuocere il risotto alla zucca e funghi per circa 15-18 minuti, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo un mestolo di brodo caldo quando necessario. Salare e spegnere il fuoco.